Rassegna stampa di oggi, 8 marzo 2018, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con la lettura delle notizie. Elezioni, Salvini dice chiederemo sostegno su punti in Parlamento e Mattarella dice il Paese ha bisogno di responsabilità. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari e vedremo chi ci sta, ha detto il segretario della Lega a Milano. In occasione appunto della celebrazione al Quirinale della giornata internazionale della donna, il capo dello Stato ha sottolineato che le donne parlamentari hanno spesso saputo intendersi e operare, impegnarsi e battersi insieme. Credo che questo rappresenti una lezione repubblicana. Rosato invece dice Renzi non parteciperà alle primarie. Fatto Quotidiano Millennium, abortire in Italia tra i medici, obiettori e attiviste, pro vita è un delitto, dopo starai malissimo, dicono. Era il 22 maggio del 1978 quando in Italia fu promulgata la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, dopo un'aspra battaglia che spaccò in due il paese. A 40 anni di distanza, però, il diritto all'aborto è tutt'altro che garantito, per molte donne addirittura negato. Puglia e Basilicato, dopo vittoria Movimento 5 Stelle, coda ai CAF per reddito cittadinanza. Sindacati smentiscono, sono casi isolati. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno e confermata da almeno un sindaco che da un sindacalista, ma smentita dalla Consulta Nazionale dei CAF che parla di casi isolati. Strage di Via D'Amelio, chiusa l'inchiesta di depistaggio, tre poliziotti imbeccarono il falso pentito Scarantino. La Procura di Caltanissetta ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini, che di solito prelude a una richiesta di rinvio a giudizio al funzionario di polizia Mario Bo, che era già stato indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l'archiviazione, e anche ai poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Matteo, per tutti l'accusa di calunnia in concorso. Bossi dice il risultato basso di Berlusconi? Ha detto troppe cazzate. La Lega è forte, ma a livello nazionale si ferma subito. Il risultato basso di Berlusconi, insomma, era prevedibile. Ha detto troppe cazzate. Come quando ha detto do il lavoro ai giovani non facendo pagare i contributi INPS alle imprese. Ma così salta il paese. C'era anche Umberto Bossi, quindi, alla festa organizzata dai militanti leghisti di Varese per Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.